Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la, purtroppo, ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale? Mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ragazzi, oggi, come potete vedere, non è martedì, ma ho deciso che, siccome a quanto pare House of the Dragon adesso esce a giugno, quindi mi hanno completamente cambiato tutti i piani, allora ho deciso che, per quanto riguarda la rubrica del rewatch di House of the Dragon, metterò la puntata un altro giorno rispetto al martedì. Perciò, se tutto va bene, vi troverete due video a settimana, uno che riguarda appunto capitolo, perché odio, teorie, quello che sia, e il venerdì invece vi troverete il rewatch della più bella serie fantasy fatta negli ultimi tempi, che è House of the Dragon. Oggi vediamo una puntata molto interessante, una puntata dove per la prima volta vediamo effettivamente una battuta di caccia come i sette dei comandano. Vedremo appunto Rhaenyra e i suoi problemi sempre con la successione, che ci sono persone che la vogliono, persone che non la vogliono, oltre al fatto che Rhaenyra ormai è diventata una signorina, quindi ora si deve sposare, ma Rhaenyra non ha assolutamente intenzione di sposarsi. Oltre a quello, un altro grande problema di Rhaenyra è il fatto che ora Alicent ha dato alla luce un bambino maschio, che poi hanno chiamato, non solo è maschio, ma l'hanno chiamato con il nome del conquistatore, ossia Aegon. E quindi vedremo tutta questa situazione, che cosa va a comportare poi effettivamente su Rhaenyra e su tutti gli altri personaggi. Quindi, senza alcun indugio, cominciamo con la terza puntata di House of the Dragon. L'ultima puntata che abbiamo visto, ve la metto qua su se la volete recuperare, si chiudeva con Lord Corlys che era andato da Daemon a chiedere aiuto per risolvere il problema della Triarchy, cioè che sono appunto queste Free Cities che sono andati sullo... vogliono conquistare insomma lo Stepstone, e siccome il Consiglio Ristretto insomma non ha voluto muoversi contro le Free Cities, allora Corlys è andato da Daemon per cercare aiuto, per mandare via appunto questi tizi delle Free City. Quindi qui vediamo che la guerra c'è, cioè nel senso che c'è una guerra ancora continua, anche se ancora non sappiamo quanto tempo è passato, ma tra poco ce lo spiegano. Allora qui stiamo vedendo la festa di compleanno di Aegon. Aegon ci dicono che appunto ha 2 anni, quindi questo che cosa ci dice molto intelligentemente? Che gli eventi di questa puntata sono settati 2 anni dopo quelli della precedente. La precedente si è conclusa che Viserys aveva deciso di sposarsi con Alicent. Quindi si sono sposati e hanno questo figlio, che appunto è Aegon, e Alicent è incinta della seconda, che dovrebbe essere Elena, se non mi sbaglio. Questa serie qui è fatta molto bene, già l'ho detto, mi pare, nella scorsa puntata, ma sono veramente molto bravi a farci capire quanto tempo effettivamente passa. E qui, ecco, vediamo Otto che sta parlando con quest'altro signore che non mi ricordo chi è. Però vabbè, qui si parla appunto che adesso Aegon ha 2 anni e quindi diciamo il popolo si aspetta che adesso Viserys decida di cambiare erede e di mettere Aegon. Questo sarà un tema principale comunque della danza dei draghi e sarà un tema importante non solo per questa puntata ma anche nelle prossime, perché appunto per la società in cui loro si trovano Aegon è effettivamente, per la legge, sarebbe il legittimo erede. Cosa vuol dire però? Deve scegliere il re chi è questo erede, però il popolo si aspetta che sia un maschio. Quindi se Alicent avesse dato alla luce solo bambine femmine,
il problema della successione al trono non ci sarebbe stato. E secondo me è una cosa molto reale questa. Cioè che comunque la struttura sociale, purtroppo, anche se magari è giudicabile, in realtà per tante persone, per la maggior parte delle persone, è molto radicata ed è difficile riuscire a fare dei cambiamenti repentini, anche se è una scelta che dici, cioè, è logica perché lei comunque è la sua prima figlia, perché non può diventare lei regina? Perché c'è una struttura e fa riflettere il fatto di come effettivamente queste strutture sociali siano così radicate e così forti. È una cosa che nel nostro mondo anche c'è, un po' i paraocchi mentali dati dalla società ce l'abbiamo. Però ecco, c'è Otto che dice: ma io non sono sicuro in realtà che poi il re vuole cambiare erede, cioè dice anzi penso proprio di no. Quindi diciamo che Otto viene anche spinto a far ragionare Viserys in questo senso qui, perché appunto Otto ora dice io però non sono sicuro che Sua Grazia vorrà cambiare il suo erede e c'è questo tizio qua vicino che gli dice ma guarda, in realtà dice se lui non riesce a vedere le cose chiaramente è diciamo, è il compito del il primo cavaliere del re farlo rientrare sulla retta via. Questo che cosa vuol dire? È un tema molto interessante in realtà. Nel Trono di Spade non hanno mai trattato. Cioè la difficoltà del re, perché in questa puntata si vedrà bene le difficoltà che ha Viserys come re, ma non per colpa sua, ma proprio come il ruolo del re sia un ruolo pesante effettivamente e difficile. E uno di questi, soprattutto in un contesto come quello dei Targaryen, di approdo del re, dove il re non è da solo, il re è circondato da un concilio che a volte c'è anche quasi non più influenza di lui, però se loro si mettono d'accordo è facile che magari poi dopo tu vai a convincere il re. Quindi questa difficoltà, insomma, del fatto che effettivamente sì, c'è un potere centrale, ma che non è effettivamente centrale. E dipende molto tu da chi ti circondi, perché infatti poi nelle prossime puntate vedremo la differenza tra, diciamo, un cavaliere del re come può essere Otto rispetto a una differenza come un primo cavaliere del re che può essere Sir Lionel Strong. Dipende le persone di cui tu ti circondi che obiettivi hanno, che pensieri hanno. Quindi è chiaro che se Viserys aveva un concilio che supportava al 100% Rhaenyra, questo problema non ci sarebbe proprio stato. Ma il problema è che questo non è il caso. E anzi, la maggior parte delle persone nel regno non vogliono Rhaenyra come regina. Da che, appunto, da che è passata la seconda puntata sono passati 3 anni, 3 anni di guerra e 3 anni in cui Viserys comunque non li ha voluti aiutare. Infatti arrivava questo Lannister che mi pare si chiama Tyrann, qualcosa così, che gli diceva però è una questione urgente, in realtà cioè, sta diventando un problema, però Viserys non vuole aiutare. Allora, mi piace un sacco questi discorsi qui che fanno appunto adesso c'è questo Lannister qui che sta parlando proprio effettivamente di cose effettivamente politiche, di truppe, quanti ce ne abbiamo, perché ci servono, che in realtà è proprio un modo quando tu vai a leggere il libro. Così è scritto, cioè infatti per chi ha letto il libro e non parlo di Fire and Blood perché Fire and Blood è praticamente un libro storico, come se fosse stato scritto dai maestri. Invece vi parlo proprio di come è scritto A Song of Ice and Fire, che è appunto dove i personaggi proprio effettivamente parlano, diciamo, tra di loro, dove tu segui la loro storia e i problemi politici sono proprio inseriti in questo modo qui, cioè in scene qui succedono cose, arrivano e parlano di politica, che è molto interessante, molto bello, molto reale, cosa che invece nel Trono di Spade non abbiamo mai visto. Io veramente, sarà che ho cancellato, non lo so, magari ho cancellato i pezzi, non vi so dire, però io mi ricordo che scelsero le due capocce di prendere questi libri. Perché era interessante l'approccio di Martin, che effettivamente è interessante, perché c'è poca magia nei suoi libri, tanta politica, cioè ti rende un mondo molto più reale, molto più avvicinabile, diciamo, cioè non faccio fatica a pensare che magari un contenuto come quello di A Song of Ice and Fire possa piacere a più persone, anche a chi non piace il fantasy, perché il problema del fantasy è che siccome c'è la magia,
Per chi non è avvezzo al fantasy, magia è sinonimo di cose per bambini. Invece non potrebbe essere più lontano da verità questa cosa. Invece questo tipo di storia, essendo molto reale, effettivamente ti sembra di vedere un libro, cioè di vivere la storia di un libro storico in un contesto fantasy. Cosa che è molto marcata all'inizio dei libri, che invece piano piano si sta andando un po' a muovere più verso la magia, perché il vero problema del libro è la lunga notte, non l'Iron Throne. Quindi, piano piano l'elemento magico sta entrando sempre di più, non proprio a gamba tesa, ma si vede che sta diventando sempre più pressante. E quindi diciamo anche chi è meno avvezzo un po' l'idea se la fa, e ormai sei nel mondo, quindi anche se c'è magia, anzi, magari ti piace anche di più. Invece loro che dicono che gli era piaciuto tanto questo libro per la politica, in realtà di politica non parlano mai. Cioè, è bruttissima questa cosa, perché io non mi ricordo mai che hanno fatto dei discorsi o delle puntate incentrate su problemi politici, come abbiamo visto per esempio in House of the Dragon nella scorsa puntata, tutta fondata sul matrimonio. Ed è importante perché praticamente i nostri personaggi si giostrano durante guerre e battaglie, e la guerra, prima di andare sul campo di battaglia, c'è uno studio dietro, ma anche prima proprio che si scatena la guerra, ed è quella la cosa interessante. Oltre, vabbè, non mi fate parlare della caratterizzazione dei personaggi. Però ecco, qui si vede, qui è molto marcata questa parte politica che te lo rende ancora più interessante. A un certo punto, appunto, questo Tyrant stava continuando a insistere. Viserys non sembra interessato a parlare di questo problema, del problema della guerra. C'è Otto invece che dice: certo che non li aiutiamo, questi hanno cominciato una guerra senza chiedere niente manco al re, non vedo perché dovremmo aiutarli. Vediamo intanto, e lo vedremo più volte in questa puntata, lo commenterò alla fine, quante volte Alicent osserva Viserys e si avvicina a Viserys. Questa qui è la prima volta, infatti, che vediamo che già lo vede abbastanza agitato, e piano piano lei si avvicina per sentire, insomma, che cosa gli sta succedendo. E però il problema centrale di Sua Grazia è: dove sta Rhaenyra? E adesso io vi faccio sentire una cosa. The dragon's eye, under the dragon's eye. Allora, Under the Dragon's Eye, sotto l'occhio del drago. Interessantissima questa frase, cantata sotto l'albero del cuore, e si parla di l'occhio di un drago. Ora, io sono sicura, siccome c'è George Martin qua dentro, nella produzione di questa serie, sicuramente lui sta cercando in qualche modo di sistemare errori fatti dal Trono di Spade, e secondo me continuare a darci indizi per quanto riguarda i libri. Perché dico questa cosa? Perché è insito in George Martin. Lui, se parlate con lui, se vedete le sue interviste, una delle cose che gli piace di più effettivamente è mettere tutti indizi nelle sue scritture, nei suoi lavori, perché così le persone poi vanno a rileggerle ogni volta. Aggiungono, si accorgono di un dettaglio in più, il che è vero. Io non so se a voi capita mai, però io ogni volta che leggo il libro, e per esempio vi prendo Bran, che io lo leggo praticamente una volta al mese, io i capitoli di Bran li leggo, io ogni volta che rileggo i capitoli mi accorgo di frasi o di parole che lui ha usato che mi aiutano con la storia poi di Bran, perché effettivamente ho delle teorie, non solo ovviamente su di lui, un po' su tutti, però proprio per questo, perché io più leggo, più mi accorgo di indizi e frasi un po' particolari, che possono ovviamente essere, dipende poi che libro leggi, magari appunto che ti spoilerano, magari stai leggendo il primo, ti spoilerà il terzo, per dirvi. Però in realtà questa cosa qui è una cosa che George Martin dice proprio che lui fa apposta. E siccome lo fa apposta nei suoi libri, e questa serie si vede, c'è la sua mano comunque, secondo me è fatto tutto apposta. Ora, perché vi dico questa cosa? Perché poi quando questo cantore ricomincia adesso la canzone, non sta parlando del Dragon's Eye, quindi perché tu mi metti questa ripresa con l'albero del cuore e dici sotto, cioè sotto lo sguardo, sotto l'occhio del drago? Pensando che Bloodraven è un Greenseer,
e che osserva tutti e che è un Targaryen, Under the Dragon's Eye, ovviamente mi fa subito pensare a me, a Blood Raven. Poi la cosa poi importante è che non è che dice Under the Dragon's Eyes, quindi magari dice ok, si parla di draghi, no, no, Under the Dragon's Eye, quindi l'eye è uno. Quindi dai già per scontato che questo drago ha un solo occhio. E quindi, insomma, vi volevo porre l'attenzione su questa cosa. Allora, quindi qui adesso Alicent è andata a cercare Rhaenyra, che ovviamente è molto scazzata, perché appunto il problema vero è che adesso c'ha un fratello e si rende conto, insomma, del fatto che già prima, quando ancora era figlia unica, sentiva che comunque il consiglio ristretto la voleva togliere di mezzo, nel senso che sperava in un modo per toglierla di mezzo, adesso ne è convinta. Un'altra cosa che vediamo ovviamente è che in 3 anni il rapporto di Alicent e di Rhaenyra è andato ovviamente peggiorando. Rhaenyra da parte sua ovviamente, insomma, è brutto, come dicevo nell'altra puntata, cioè è brutto pensare che tuo padre sposi la tua amica, e probabilmente appunto si sente anche un po' tradita per il fatto che comunque il suo matrimonio porta poi altri figli. Dall'altra parte Alicent si vede che soffre per questa situazione qui, cioè non è che lei gongola del fatto, ah sì, no, ormai sono regina, tutto a posto, perché appunto ricordiamo che Alicent è stata spinta in questa direzione qui, quindi è il primo, questo qui è il primo tassello che fa incrinare il loro rapporto. Una cosa che mi piace molto in questa serie, che è molto simile ai libri, è il fatto che dipende molto da tu da che punto di vista ti metti, un po' tu come sei fatto come persona, per diciamo schierarti da una parte o dall'altra. I libri di George Martin non sono fatti per darti delle risposte, questo lo dice anche lui. Lui non si mette a scrivere ponendosi su un piano superiore rispetto ai suoi personaggi. I suoi personaggi vivono la loro vita, fanno le loro scelte in base a chi sono, e questo quindi dà molta tridimensionalità della situazione del personaggio, perché magari, per esempio, come io guardo ad una situazione, un'altra persona non lo fa, e io non posso vedere la situazione come fa l'altra persona, o magari non lo posso fare spontaneamente. Quindi è molto molto interessante, perché appunto qui vedremo che da questo momento in poi sia Alicent che Rhaenyra cominceranno a fare degli errori. Poi ovviamente c'è, dipende poi uno come la prende, però io per esempio per come la vivo, entrambe fanno degli errori, entrambe hanno le loro ragioni, entrambe hanno i loro torti. E dipende dalla situazione che stiamo guardando nello specifico, chi ha ragione oppure no. Poi quando ci arriviamo comunque lo vedremo meglio. Però è molto interessante ed è una cosa che appunto da lettrice dei libri io amo di questa serie perché la rivedo proprio lo spirito del libro, cioè è una serie che ti pone domande, non ti dà le risposte. E quindi è molto introspettiva, è molto più bella, è molto figo questo modo di scrivere. Quindi che devono fare? Per il compleanno del Diegon hanno deciso di andare a fare questa battuta di caccia. E qui vediamo che stanno spingendo Rhaenyra a sposarsi. Rhaenyra non è molto d'accordo, ma non è che può tirarla tanto come vuole lei, a un certo punto si dovrà sposare, questa è la condizione e questo purtroppo prima o poi dovrà fare. Qui Viserys dice a Rhaenyra, cioè vieni con me poi dopo quando devono fare questa chase di questo cervo, ma lei non ci vuole andare, gli dice ma non capisco perché lo devo fare, e lui gli dice perché sei la principessa, sei l'erede, sei mia figlia, c'hai dei duties, cioè è tuo compito, e lei dice eh sì, lo so che hai duties, me lo ricordano tutti. E da questa puntata qui io per esempio, per come sono fatta io, questo atteggiamento di Rhaenyra, che per quando è giovane, quindi per le prossime 3 puntate, a mio parere non farà che peggiorare un po' questo capriccio che lei ha, non l'aiuta la causa, perché cioè già la gente non ti vuole, cioè se tu hai paura che la gente ti mandi via, insomma, cioè che cerchi di soppiantarti, a mio parere tu come dovresti reagire per come sono fatta io?
Cioè, fagli vedere invece che tu puoi essere una brava regina, che sei un'ottima erede, cerca di mostrarti più partecipe nelle cose che fanno, cioè i tuoi doveri, prendili seriamente, perché se no è chiaro, tu sei in una posizione di svantaggio, ora ancora più svantaggiata perché hai tuo fratello. Qui si vede, secondo me, un po' questo tratto di Rhaenyra che la porterà a fare degli errori in queste puntate. E poi negli anni, e poi ovviamente porterà a tutta la situazione che poi inizierà la danza dei draghi. Da parte sua, io avverto questo atteggiamento qui. Ovviamente, certo, lei sente il fatto che dici: nessuno è qui per me, sono tutti per Aegon. Sì, però, se tuo padre vuole che comunque tu sia la regina, tu attaccati a quella cosa lì, perché finché lui non ti manda via. Tu hai manovra, insomma, hai spazio di manovra, però ti devi far voler bene. Cioè, la gente, è quella la difficoltà poi dei re e delle regine, è il fatto che tu dalle persone che sono intorno a te, dal tuo popolo, dagli altri nobili, tu ti devi far volere bene. E certo, la situazione è difficile, ma non è impossibile se tu ti fai vedere comunque, secondo me, coinvolta. Guardate che bello quanta gente c'è alla battuta di caccia, incredibile. Mi ricordo, no, cioè, mi ricordo che c'era anche George Martin che l'aveva detta questa cosa, che per lui, tipo, la battuta di caccia di Robert, nella serie, quando muore, era stata di una tristezza allucinante, ma effettivamente sembrano tre tizi che vanno a funghi, cioè, ci vanno a piedi, sono in tre e basta, è di una tristezza infinita. Invece guardate qua quanto è bello, cioè, perché comunque erano i ventoni la caccia, cioè, era sempre modo per cui tu poi stavi con i tuoi lord, e insomma ti divertivi con gli altri. Lì invece, oddio, che manco col cavallo stanno, cioè, non lo so, è proprio una scena terribile, una scena terribile. Sarà Arwin! Allora, cioè, io fangirlizzerò come una matta ogni volta che vedo questo è proprio, cioè, mi ha rubato il cuore, io, cioè, non ho parole per descrivere quest'uomo, è meraviglioso, è tutto, è brava Rhaenyra. E poi c'è quella merdina del fratello. E che bello, tutti quanti, tutte le case che hanno fatto vedere hanno i loro stemmi addosso, cosa incredibile. Mai vista nel Trono di Spade. Ah, ecco, riconosciuto chi è il fratello di Otto, quello che diceva prima di Aegon. Sì, ha senso. Perché dico che ha senso che proprio il fratello di Otto lo dica ad Otto? Non perché loro vogliono fare la scalata della vita, cioè quella ormai l'hanno fatta perché ormai la figlia di Otto è regina, quindi il top l'hai preso. Ma perché? Perché gli Hightower, ed è importante per la caratterizzazione di Alicent, gli Hightower sono. Fate conto, i conservatori dei Sette Regni. Ora, loro vengono da Old Town, sono proprio il centro focale della fede, delle tradizioni, quindi dei doveri, capito? Perciò è chiaro che se la tradizione dice che il re deve essere maschio, un Hightower sicuro non vuole Rhaenyra. Perché c'è scritto nella legge che il maschio deve andare avanti. Quindi hanno questo tipo di visione qui. Anche Alicent ce l'ha su soprattutto i doveri, lo vedremo nella prossima puntata, lo vediamo bene. E quindi ha senso che sia proprio il fratello di Otto a dirgli: convinci il re a switchare l'erede. Che bello, avete visto che hanno messo questa tenda qui, dove appunto poi stanno tutti insieme con i lord, così parlano, fanno un po' di gossip. E questo è Jason Lannister che ha puntato Rhaenyra. Guardate, c'è Baelish, volevo dire, mannaggia, mi sbaglio sempre quando arriva questo. Laris Strong, sì. I fear the gods did not make me for hunting. Might I sit with you, my ladies? Non ci piaceva più quello grande. I wouldn't know, I've not spoken to Daemon in years. Since you supplanted him as heir. Daemon made his choices, Lady Kira. The princess was more suited to the role. Ecco, allora anche qui, invece io voglio far vedere come Alicent invece non vuole per niente soppiantare Rhaenyra, lei per niente. Infatti c'è questa lady qui che adesso praticamente stavano parlando sempre della guerra sugli Stepstone
Diceva a Rhaenyra, magari lei ci può dire un po' di più. Giustamente Rhaenyra dice: perché dovrei dire un po' di più io che ne so? Dice: no, perché sai, il tuo amato zio sta combattendo. E lei giustamente, cioè, dice che ne so. E comunque questa tizia poi è come se l'accusa, che dice: certo che non avete parlato in anni tu e tuo zio, perché tu l'hai soppiantato come erede. E Alicent invece si mette in mezzo e dice: ma Rhaenyra era la più adatta a questo ruolo, quindi nel senso, cioè, non ha rubato niente a nessuno. Se era più giusta lei, è giusto che vada lei. E questo Alicent, da giovane, la piccola Alicent, lo pensa genuinamente, lo pensa veramente. Sì, diciamo che Rhaenyra è poco, cioè, ha molto questo fire dentro, no? Che la fa essere anche aggressiva, giustamente, perché qui alla Red Wine se lo meritava, per carità. Però comunque, ecco, continuo a dire come il suo atteggiamento porti sempre più le persone intorno a lei a non volerla. Cioè, anche le donne in sé, se vedete, non è che appena hanno detto: ah sì, c'è la prossima sarà una regina, sono felici. Nessuno è felice proprio perché la società ti ha impiantato un tipo di ragionamento. Ma comunque, cioè, sono donne anche loro, nel senso, a un certo punto, se tu ti fai vedere in un certo modo, se tu ti fai voler bene, è molto facile che poi loro ti diano supporto. E invece lei è molto più presa dal fatto che, appunto, è preoccupata, è arrabbiata e è molto infastidita dal modo in cui ste vecchie parlano, che c'ha pure ragione. Però diplomaticamente parlando, non è proprio l'atteggiamento giusto. Lord Jason Lannister. Gather that from all the lions. Che bella pure questa cosa, che questo qui va da lei e gli fa: salve, sono Jason Lannister, no? E lei lo guarda e fa, dice: sì, l'avevo capito, tutti i leoni che c'avete intorno. Perché tu capisci le casate, come avevo detto anche nel perché odio di Ramsay a un certo punto, quando parlavo di Tion. O quando sei una persona nobile che comunque ha studiato gli stendardi, è importantissimo capisti stendardi e guardarli, perché ti dà proprio, cioè ti dice chi c'hai davanti. È importantissimo. Mi spezza perché comunque questa cosa qui è una cosa che i Lannister fanno sempre. Cioè, proprio nel libro è una cosa continua. I Lannister sono il top. Quindi il vino viene ovviamente dall'Annisport. Eppure lei fa, dice: è strano che viene dall'Annisport, venisse mai da qualche altra parte. Il sit più bello di tutto è Casterly Rock. Cioè, sono di una pesantezza su sta cosa infinita. Loro sono i meglio del mondo. Loro non hanno rivali. È così, Lannister top. E voi non siete niente. Questo è il concetto dei Lannister. Bello perché qui ci dicono una cosa che, tipo, nel Trono di Spade non ci avevano mai detto, cioè ci hanno descritto Casterly Rock. Casterly Rock è uno dei castelli più interessanti, in realtà, anche perché è uno dei castelli dove non siamo mai stati all'interno del libro. Però appunto è questo castello praticamente incastonato dentro una montagna, quindi è molto particolare come tipo di castello. Infatti c'è Jason che ci dice che è molto più alto del castello dove vivono gli Hightower, ma è anche più alto della barriera, perché giustamente è una montagna, quindi cioè, per farvi rendere l'idea di quanto è grosso Casterly Rock. L'ha toccata pianissimo, eh? Mi spezza perché proprio l'ha toccata pianissimo, perché fa: sì, io purtroppo, però, cioè, nel senso, puoi vedere quando il giorno è chiaro, puoi vedere tutto l'oceano, no? Con il sole, è molto fico. Purtroppo, però, non c'ha una Dragon Pit. Giustamente lei si gira e dice: Dragon Pit? Perché te serve? Non sapevo che avevate anche voi draghi. E lui pianissimo la tocca, che dice: beh, magari può servire alla principessa o a mia moglie. Cioè, proprio è andato dritto, già voleva fare la ristrutturazione di casa senza manco aver chiesto a lei: oh, non è che per caso sei interessata a sposarmi, no? Scappa, Rhaenyra, scappa! Ecco, allora, quando vi dico che appunto che Rhaenyra, giovane, ha tanti problemi con quello che dovrebbe fare, che per carità, per quanto uno può dire non è giusto, sì, nel senso, è chiaro che se tu non ti vuoi sposare, non ti dovresti sposare, questo è chiaro, ma il posto, cioè il setting dove lei si trova è importantissimo. Ora, lei non è soltanto una ragazza. Lei è la futura regina.
Non solo è la futura regina, ma fa parte di una casata importante. Ora, purtroppo le alleanze non si facevano in amicizia e tu ci credi e basta, perché non è così, perché ognuno, purtroppo l'essere umano è portato, purtroppo, a cercare il potere personale. E quello è il grande problema dell'umanità, perché se ognuno si facesse i cazzi sua staremmo tutti meglio. Purtroppo questo non è possibile, perché l'essere umano è portato a cercare sempre potere. Cioè, le prime guerre sono nate quando è nata la proprietà privata, cioè avevi il tuo greggetto e quello vicino ti veniva a rubare il gregge, allora uno poi faceva la guerra. Funziona così, nel senso, purtroppo è insito nell'essere umano per qualche motivo che ancora a me è sconosciuto e non lo so, probabilmente l'antropologia ce lo dirà. Questo è il problema. E come fai tu a essere sicuro che il tizio che ti ha rubato ieri la pecora domani non te la ruba? Te sposi, cioè si sposa con qualcuno, o un suo figlio si sposa con una mia, o un mio figlio si sposa con una sua. Purtroppo sì, ma nel senso, il concetto di figlio come ce lo abbiamo noi adesso in realtà è molto recente, cioè non è che è sempre stato così, anzi al contrario, molto spesso i figli erano effettivamente, venivano fatti, se eri nel caso di una persona povera, come forza lavoro, quindi cioè tu più figli facevi, più eri povero più facevi più figli, perché così lavoravano nei campi, lavoravano nella bottega, si mettevano insomma a mandare avanti la tua famiglia, con la speranza che poi un giorno ti avrebbero mantenuto loro. Ok? Se invece sei una persona ricca, tu fai figli per prestigio, perché il tuo figlio riuscirà poi, cioè facendo sposare tuo figlio o tua figlia, tu riuscirai ad ottenere sempre più alleati, sempre più soldini. Si faceva così. Ora, lei, io capisco che dice, ok, non mi voglio sposare, va bene, però Rhaenyra, so un sacco di cose quelle che tu non vuoi fare. Dopo un po' tu capisci che non va bene questa cosa. Cioè, anche il padre giustamente dice, non è che io pure me ne moglio de voglia di fare le cose che sono richieste a me, eppure lo devo fare. È la stessa cosa che io, purtroppo, per quanto io, per esempio, nella vita non la sopporto questa cosa, ma purtroppo per vivere servono i soldi, no? Cioè, proprio serve avere un'entrata, giusto? Pure a me mi piacerebbe vivere così, senza aver bisogno dei soldi, e basta, insomma, che ognuno vivesse così. Certo, sarebbe un sogno, ma purtroppo non è praticabile, perché il mondo va avanti, purtroppo, cioè tu se vuoi vivere devi avere i soldi per comprarti da mangiare, per avere la macchina, cioè per mettere la benzina nella macchina, per pagarti casa, per avere il letto. I soldi ti servono, niente ti è dovuto, quindi tu come fai ad avere i soldi? Devi lavorare. È un nostro, nella nostra società è un nostro dovere lavorare. Questo è il concetto. Il lavoro tuo, purtroppo, è cercare alleanze e mantenerle, questo è. E come fai? Ti devi sposare, soprattutto perché ora c'hai l'età per doverti sposare. Non puoi scappare quanto te pare, come dicevo quando ho parlato di Rob. Cioè, prima o poi ti devi sposare, non è che ne esci. Funziona così, la società è quella. Cioè, si capisce per il fatto che lei comunque è un'adolescente e quindi non ha, ovviamente, magari il pensiero che suo padre, anche a risposarsi, cioè per risposarsi non è che l'ha fatto proprio a cuor leggero. Lei giustamente, perché per l'età intendo, l'adolescente è portato comunque a guardare sempre tutto dai suoi occhietti e non c'è niente fuori, nel senso, lei, l'adolescente è quello che soffre di più, l'adolescente è quello che non viene capito, l'adolescente è quello che appunto pensa di sapere come l'altra persona sta ragionando quando invece non lo puoi sapere. E quindi lei si mette in questa posizione qui verso il padre, molto aggressiva, molto comunque chiusa, che viene, per carità, da, come ho detto prima, da, cioè una rabbia che comunque è comprensibile, però cioè, tuo padre mi pare che ti ha sempre detto non ti vuole sostituire, ti vuole un sacco bene, amava tua madre. Lei mette questo muro qui che rende completamente inutile i tentativi di conversazione proprio con lei. Poi pure il karma ci si mette, devo dire, perché insomma dovevamo trovare il re della foresta che arriva proprio mentre è il compleanno di Aegon. Fantastico. Ok, Rhaenyra va e Ser Criston va con lei. Cioè la segue in realtà, perché non è che stanno andando proprio insieme. My father.
trying to sell me off to Jason Lannister? Was I named heir to the Iron Throne so that I might only further raise the standing of a Lord of Castle Rock? Non è che fa schifo, Lord. Cioè, nel senso. Cioè. Were you ever betrothed to Kristen? I had an adventurous youth when my father served at Blackhaven, to be sure. But my station was never high enough for a formal betrothal. Before I spoke my vows as a knight to the Kingsguard, I could have married a commonborn girl had I wished. Ecco, allora qui è molto interessante che si fa questo tipo di discorso, perché appunto Kristen ha affermato Rhaenyra, insomma, lei ha raccontato del problema che si è sentita come se il padre la voleva vendere ai Lannister, e mi ha fatto molto ridere perché lei qui parla come se sposarsi con il Lord di Casterly Rock sia tipo, cioè, una cosa come per dire, cioè, non vale niente. Poi dico, cacchio, quello è il Lord di Casterly Rock, cioè, comunque è il capo supremo dell'Ovest, non è che proprio stiamo a parlare di uno che non ha niente. Poi certo che ti piace è un altro conto, però ecco. Poi dopo, allora, Kristen diceva, voleva, magari torniamo indietro, ma invece Rhaenyra gli chiede se potevano stare un altro po' fuori, e ok. Quindi ora stanno camminando e lei gli chiede, ma se lui è mai stato promesso a qualcuno. E lui fa questo discorso qui che dice, io non sono un highborn, cioè lui infatti è il figlio di dello steward di un lord, quindi non è nobile. Il che vuol dire, dice, prima che io prendessi comunque i voti, prima che dicessi il mio giuramento alla Kingsguard, in realtà mi sarei potuto sposare con chi volevo io, insomma, con una normale common girl, perché ovviamente non è che puoi andare a prendere la nobile, quello no. E allora c'è Rhaenyra che dice, che bello, che fortuna che hai a poter avere un... come si dice, un sei, cioè di poter dire la tua sulla tua vita. E lui dice, invece, te giuro che ci stanno un sacco di gente che c'ha la mia vita, che farebbe carte false per avere la tua di vita. E questo è molto interessante in realtà, perché non c'è una situazione migliore dell'altra, perché è chiaro che sicuramente se tu hai, cioè non sei nobile, hai più... tranquillità, diciamo, e più libertà di poter scegliere magari tipo appunto di chi innamorarti, di chi sposarti, con chi sposarti, ma dall'altra parte tutti gli agi, tutta la tranquillità che uno può avere, anche la sicurezza comunque, soprattutto magari pure in casi di guerre, cioè tu come persona normale, neanche, non vi dico neanche povera, ma i normali sono comunque persone sempre a rischio, cioè non hai una guardia che ti aiuta, non ti sai difendere, tu campi con il tuo onesto lavoro, sudore della fronte, ma comunque stai in una società che non è esattamente sicura. Invece lei ha tutta questa parte qui, quindi ha la sicurezza, la tranquillità, le persone che la possono aiutare, anche da parte sua c'è tipo un drago enorme che lei cavalca, e però qual è la moneta di scambio? Il fatto che hai dei doveri che purtroppo vanno mantenuti. E questa può essere magari considerata anche una condizione un po' normale di tutti, cioè ogni situazione ha i suoi pro e i suoi contro. Lei si trova in una situazione sicuramente agiata, dove però alcune decisioni o alcune cose che devi fare sono abbastanza, cioè sono ovviamente comandate, non puoi fare come vuoi tu, perché sennò, che, cioè, voglio dire, tutte ce l'avevi, beata te, cioè, sennò poi veramente uno poi pensa che essere re o regina è la cosa più facile di questo mondo, magari fosse. Anche questo è molto bello perché appunto lei dice, vabbè, chiaro che tutti vogliono la mia posizione perché nessuno è nella mia posizione, e vi ricordo sempre, insomma, il pensiero un po' adolescenziale della cosa, cioè almeno io da adolescente lo dicevo sempre, che facevo, sì, ma non mi capisce perché non sei me, non mi puoi capire. Quando sei adolescente sei pazzo, no? Qual è il punto? È che poi lei dice, no, perché io sarò pure la principessa di Dragonstone, però mi sento, dice, toothless, che è anche carina come cosa, perché è sdentata, no? Quindi è come se è inutile, no? E invece qui Sir Kristen dice una cosa molto carina, molto interessante, perché lui dice, io appunto vengo da una famiglia che non ha un alto stato sociale,
Cioè, la massima aspirazione, non so quale poteva essere. Invece tu, grazie alla tua decisione, alla possibilità che tu mi hai dato per il tuo, comunque, la tua posizione, tu hai reso possibile a me di poter entrare, nel libro bianco della Kingsguard, quindi entrare nella Kingsguard. E dice, ed è l'onore più alto che un Cole possa aver mai avuto in tutta la mia linea di famiglia. E io questa cosa qui non la reputo, impotente, no? Non la reputo una cosa inutile. Ed ha ragione, perché in realtà lei potrebbe fare tantissime cose belle per gli altri. Proprio la sua posizione, in quanto agiata, in quanto privilegiata, potrebbe in realtà fare molto per le altre persone. Ed è una cosa molto bella, cioè secondo me è una cosa molto bella, perché appunto lei, se vuole rendere appunto cavaliere una persona che magari appunto è anche povera, no? Così, lo può fare, cioè può prendere delle decisioni che invece magari ad altri sono negate, e puoi veramente cambiare la vita di qualcuno. E la trovo una cosa insomma molto, molto bella. Ci sono i cani quando vanno a fare le... Mi spezza perché infatti nei libri anche i guardiani della notte hanno i cani, che quando appunto vanno al di là della barriera ce l'hanno un fottio, mai visti, mai visti, sono sempre quattro stronzi che vanno in giro da soli con una spada sfrata. Sarah Arwen! Allora, questo è molto interessante perché io, allora, se qualcuno di voi lo sa, che avete letto A Song of Ice and Fire, io questa cosa qui del White Hart me l'ero persa, quindi non so se c'è o non c'è, o se è una cosa che hanno aggiunto loro. Però è molto interessante che appunto dicono che c'era questo simbolo di regalità prima dell'arrivo dei Targaryen, che era questo White Hart, che è questo cervo bianco, che dicono che è il re della foresta. E mi chiedo se questa cosa qui poi ci sarà anche nel libro, perché magari è un flash forward, cioè nel senso potrebbe essere anche. Io ormai non escludo più nulla. Adesso qui vediamo quanto è difficile essere re e da chi sei circondato. Importantissimo, secondo me, perché è anche importante per tutto il peso che Viserys ha addosso e che secondo me contribuisce alla sua malattia. Secondo me il suo declino, come fisicamente, è un sinonimo di tutto il peso che lui porta ed ha portato. Allora arriva il primo, Jason Lannister, che ha fatto fare una lancia per Viserys per uccidere, questo White Hart, questo pennacchio incredibile. E qui ecco perché è arrivato Jason, perché ovviamente vuole dirgli che lui vorrebbe sposare Rhaenyra, così da poter dare, dice, anche più forza alla corona. You think that House Targaryen wants this E qui truth? è bello perché Viserys gli risponde: ma tu perché pensi che noi Targaryen abbiamo bisogno di forza? Che è bello perché, come appunto prima vi dicevo dei Lannister, che stanno sempre a dire: ah, noi siamo i Lannister, non so, cioè se la cantano e se la suonano, dall'altra parte invece vediamo come effettivamente i Targaryen, non è che come i Lannister se la cantano e se la suonano, ma loro effettivamente si ritengono superiori agli altri, e gli altri li avvertono come superiori perché hanno i draghi. E è anche Viserys, che è un patatino, in realtà nel momento in cui ti vuole far vedere bello che vuoi dire, ti risponde: tipo, perché pensi che noi Targaryen abbiamo bisogno della tua di forza, cioè non siamo forti abbastanza, ma che stai a di. Questo Lannister gli dice: ma perché, scusate, scusi Your Grace, ma se ci fossero, cioè se potessi avere altri draghi, non li accetteresti? E ovviamente Viserys si fa: perché voi avete i draghi, voi Lannister avete i draghi, non la sapevo questa cosa. E Jason deve cambiare mestiere comunque, cioè lascia andare a parlare chi della famiglia tua è più capace, per cortesia. Però, visto che questa te tecnica non funziona, allora Jason gli dice: ma Casterly Rock è un ottimo castello, è un ottimo sit, dicono. È un'ottima seduta, un ottimo trono, insomma. In italiano non è proprio, cioè è un po' più difficile da tradurre, però ecco, è il castello, insomma, è un bel posto, e essere un posto adatto a Rhaenyra. Anche giustamente Viserys si dice: scusami, perché Rhaenyra dovrebbe andare a vivere a Casterly Rock? Non mi è chiaro. E perché? Perché Jason aveva già subito dato per scontato che Viserys avrebbe cambiato il successore, da Rhaenyra ad Aegon, semplicemente perché Aegon è maschio. E questo ovviamente fa incazzare Viserys, perché giustamente dice: perché io lo dovrei fare, cioè perché dovrei farla sta cosa? E qui Jason ovviamente gli dice: beh, ma
ho pensato, come tanti di noi, che avresti cambiato erede. E appunto questa cosa qui, ovviamente ringa un campanello a Viserys perché dice: in che senso? Tanti di voi lo dicono, chi so tutti, chi so questi? E quindi appunto dice: ma perché, scusa, i tuoi Bannermen hanno problemi con la mia scelta? Dice: perché ricordati che è tuo dovere avvertirmi delle rivolte. E anche Jason dice: rivolte in che senso? Cioè dice: non è che uno si vuole rivoltare, perché giustamente, cioè, se tu sostieni un altro che non è l'erede, stai comunque compiendo tradimento, nel senso, se poi ti muovi su questa cosa qui, sì, è una rivolta, ha ragione Viserys. Però c'era Jason che dice: no, ma nessuno sta parlando di rivolta, cioè era come per dirti: perché non è normale che tu adesso cambi l'erede, questo sta dicendo. E la cosa che però Viserys dice: io non ho scelto Rhaenyra così a caso perché era l'unica che mi è rimasta, e tutti i lord del reame dovrebbero ricordarla bene sta cosa, che io ho scelto lei perché voglio effettivamente che sia lei la mia erede. E quindi Jason ha perso la sua occasione di sposare Rhaenyra. Complimenti Jason, dovresti scrivere un libro, come non presentarsi al padre di quella a cui stai facendo la corte. Ah, vedete come Alicent guarda Viserys, cioè che lo osserva. Ma se pensiamo che sia finita qui, no, perché adesso gli si avvicina qualcun altro. E adesso arriva Otto. Stomo non c'ha pace comunque. Quindi, qua è bello perché appunto Otto gli si mette vicino e gli dice: va bene, ma che cosa pensi della proposta di Jason? E qui è bello perché è proprio una frase che secondo me descrive perfettamente i Lannister. Viserys dice: That man's pride has pride. Quindi l'orgoglio di quell'uomo ha orgoglio. E perché appunto penso che la prima cosa con cui possiamo assolutamente descrivere i Lannister sia proprio l'orgoglio. Orgoglio Lannister. Qui si può vedere anche un po' la differenza tra diciamo lo stile di genitoriale di Otto e Viserys, perché Otto gli dice: però, cioè, ricordati che tu non sei soltanto il padre di Rhaenyra, tu sei anche il re di Rhaenyra, e quindi, cioè, lei, nel senso, a un certo punto dovrà fare quello che tu comandi, cioè comandala di sposarsi. E Viserys gli risponde: ma io non voglio comandarla a fare le cose, cioè Viserys numero uno. Che vuole che lei sia felice, che patato Viserys! La proposta di Otto è allucinante. Perché la proposta di Otto dice: beh, c'è un'altra soluzione con cui possiamo risolvere questa situazione. E Viserys fa: ok, quale? Facciamo sposare Rhaenyra a Aegon. Cioè, capito? A suo fratello Aegon. È meraviglioso proprio. Cioè, cosa può andare storto? Che pure a Viserys gli pian colpo perché dice: ma Aegon c'ha 2 anni intanto. Cioè, intanto è suo fratello, ma poi c'ha 2 anni. Cioè, nel senso, perché? Giustamente Viserys non ce la fa più perché dice: io m'ero seduto qua sul mio tronicello per stare tranquillo, per farmi i cazzi mia e bevere il vino, invece perché continuate a venirmi qua a dirmi chi si deve sposare con chi? Avete rotto il cazzo, e ha ragione il mio povero Viserys. Cioè, ma poi questa proposta è proprio indecente. E quindi Otto dice: vabbè, non ne parliamo più, si alza e se ne va. E voi direte: hanno finito! Magari! Otto, è molto bella questa cosa qui, questa scena in cui lui adesso si guarda intorno e sente queste risate un po' ovattate, perché proprio ti fa vedere il senso di solitudine effettivamente del re, cioè che sta in mezzo a dei piranha, onestamente. Che ognuno vuole fare il cavolo che gli pare, ognuno si guarda ai suoi interessi. E è difficile comunque riuscire a giustarti o a trovare la soluzione giusta in un contesto così complesso. Che questa, no, questa cosa è importantissima, perché dietro a Viserys sul trono, avete visto che c'è un bel drago, no? Ok. Questa cosa qui in realtà è normalissima nel libro. Per esempio, sappiamo. Sempre dai capitoli di Bran, perché lo descrive solo lui. Per esempio, la seduta degli Stark è molto bella perché ha questo trono fatto di legno scuro, con le facce, con i musi dei metalupi sui manici. Bellissimo, Bran lo descrive sempre. Quello, poi anche, che ne so, hanno pure i calici con la casata, tipo appunto gli Stark hanno il calice di Ned, era questo calice d'argento, mi pare.
con le, i musi dei metalupi, cioè che è importante proprio perché il simbolo della casata, soprattutto poi di quelle principali, è molto funzionale alla casata, nel senso è importante ricordarsi che i Targaryen sono draghi, che gli Stark sono metalupi, che i Baratheon sono cervi, che i Lannister sono leoni, è importantissimo. E non so perché nell'altra serie, tipo il, non lo so, il Nord manco aveva un trono, avevano una sedia che mia nonna a casa ce l'aveva meglio. Quando invece una cosa importante è che siccome i sette regni erano prima di Aegon, sette regni effettivi, è importante che dentro ogni castello della casata principale del posto ci sia un trono. Infatti qui nella serie, in House of the Dragon, lo vedremo praticamente da tutte le parti. Ok, al che ci arriva Ser Lionel Strong, che vuole... Prima c'era sempre Viserys che gli stava spiegando che cosa stava succedendo. Ser Lionel ha provato, insomma, a rassicurarlo, che gli diceva, beh, ma comunque, come per dire, è normale che avere problemi coi figli è una cosa normale. Infatti diceva anche il re Jaehaerys, che ha regnato tipo per 50 anni, ci ha avuto problemi con i figli, soprattutto con le femmine. Cioè, quindi, cioè, come per dire... È normale che a un certo punto, quando si arriva a questo momento qui, ci siano degli screzi. E poi gli dice, vuoi sentire la mia opinione? E Viserys mi si triggera, perché comincia a fare, lo guarda e dice, già mi immagino quello che mi devi venire a dire, che magari un best suitor per mia figlia sarebbe Ser Arwin Strong, detto Breakbones, che è anche il guerriero più forte dei sette regni al momento. Io avrei detto sì, però invece Ser Lionel dice no, cioè io sono contento che lei ha pensato che mio figlio poteva essere un buon suitor, cioè un buon pretendente, ma invece no, io invece stavo pensando, perché non facciamo sposare Rhaenyra a Laenor Valyrion, anche perché appunto è il figlio, cioè l'erede della casata più ricca che c'è adesso, insomma. E qui mi piace puntare appunto l'attenzione su Ser Lionel Strong. Ser Lionel Strong, come dicevo prima, ha un approccio molto diverso rispetto a quello di Otto, nel senso Otto è comunque focalizzato alla fine, cioè abbiamo visto fino ad adesso, per quanto gli interessi comunque il reame, però portare avanti la sua famiglia, fare la scalata sociale, era una cosa che... Chi è? Era una cosa che effettivamente gli interessava. Invece Ser Lionel no, cioè effettivamente chiunque penso gli avrebbe chiesto a un certo punto, dice vabbè, la faccia sposare con mio figlio, quello là, quello bello, quello alto, quello che nessuno batte, cioè presente, quello lì, è quello, quello là. E invece lui no, cioè lui ha veramente l'interesse alla fine del regno, a prescindere da quello che va in tasca a lui. Un'ottima persona, un bravissimo consigliere, infatti bravo Ser Lionel. Sì, anche perché giustamente è anche intelligente come mossa, perché siccome adesso Lord Corlys praticamente e Viserys non si parlano più, in quel modo lì tu riunisci comunque questo divario che c'è tra queste due casate importanti, perché poi ricordiamo che i Valerion sono gli altri, l'unica altra famiglia che ha sangue di Valiria. Quello quindi appunto farebbe, come era anche nella scorsa puntata con Viserys, accrescerebbe, diciamo, il potere dei Dragon Riders. Rather preferred hair. His Grace is certain to be worried by your absence. His Grace can worry himself to death if he said lies. A parte appunto, continuiamo a vedere un po' l'atteggiamento di Rhaenyra nei confronti del padre, che è totalmente comprensibile dal punto di vista di età, che infatti è un'altra cosa che mi piace molto, perché poi quando vedremo il salto temporale vedremo una Rhaenyra completamente diversa nei confronti del padre rispetto a come adesso. Quindi è fatto bene anche quello, perché cioè io, come penso mi comportavo 10 anni fa
con i miei genitori è diverso rispetto a come mi comporto adesso. Penso tutti quanti ci sentiamo così, che appunto in 10 anni tu cambi proprio come persona, cioè non sei più quella persona, grazie a Dio, non sono più la me diciottenne. Qui poi c'è Rhaenyra che chiede a Ser Criston di risponderle proprio genuinamente sul fatto che dice: ma secondo te mi accetteranno mai il popolo, insomma, come regina? E Ser Criston dice una verità, cioè dovranno, cioè non c'è scelta. Una volta che sei regina, non c'è scelta. E probabilmente non è quello che Rhaenyra si aspettava di sentire, cioè comunque qua avrebbe voluto sentirsi dire quello è vero, però appunto io ripeto, alla fine l'affetto del popolo ce lo hai con il tuo atteggiamento, cioè nel senso a un certo punto, per quanto uno può essere magari scettico, in realtà poi dopo se sei una brava regina, una brava persona, il tuo sesso va in secondo piano, onestamente, anche perché, per esempio, nella nostra storia, alcune delle regine, dei regnanti più forti sono state donne, cioè questo è vero, per esempio, io penso sempre a Elisabetta I, che è stata una grande, però c'era anche la madre di Maria Antonietta, Maria Teresa d'Austria, che non lo so, tipo si è tenuta l'Austria e ha fatto un sacco di innovazioni importanti come tipo la scuola. Quindi insomma, cioè, in realtà poi dipende, io sono sicura che appunto nessuno era proprio super contento di vedere queste donne al potere quando sono andate al potere, proprio perché comunque anche noi discendiamo e ancora ci siamo in una società comunque patriarcale. Ma se poi tu effettivamente ti comporti bene, la gente ti può adorare, come per esempio al contrario, cioè puoi anche, che ne so, essere super contento che il re ha fatto un figlio, ma se poi sto figlio è un cretino, un incompetente che manda giù il paese, stai sicura che chiunque, cioè stai sicuro o sicura che chiunque lo vorrà togliere da quella sedia, a prescindere se è maschietto oppure no. Ah sì, poi qui c'è questo attacco di questo cinghiale che non lo so, per poco ammazza tutti e due, ma grazie a Dio no. E poi adesso c'è un pezzo molto interessante tra Alicent e Viserys. Come abbiamo visto negli altri pezzi della puntata, Alicent osserva molto suo marito e per quanto appunto tra di loro non ci sia un tipo di rapporto di amore, come classico del termine, in realtà c'è molto rispetto tra i due, anche molta simpatia, nel senso si capiscono, lei va a parlargli quando lo vede triste, lo consola, lo ascolta e si aprono anche tanto, come per esempio appunto questo pezzo qui, cioè non è un rapporto freddo, un rapporto dove l'amore non c'è, cioè come appunto magari potevamo vedere con Emma prima. Però comunque c'è molta, cioè c'è complicità tra i due. E qui Viserys le confessa a Alicent che lui ha deciso, insomma, di nominare Rhaenyra come sua erede perché voleva difendere il reame da Daemon. E anche il fatto dice sì, cioè sì, effettivamente, nel senso lei era la mia unica figlia, e adesso a lui gli sta prendendo il dubbio se magari ho fatto effettivamente la scelta giusta. Perché? Perché a parte tutto il casino, appunto, che la gente vuole che il prossimo sia Aegon, ma anche perché pure questa cosa qui, questa storia del cervo bianco che è stato visto, è proprio stato visto mentre Aegon, cioè mentre c'era il compleanno di Aegon. Comunque ricordiamo che è una società anche molto puntata sulla superstizione. Quindi anche queste cose qui comunque vanno a valorare, insomma, preoccupazioni che probabilmente Viserys in questo momento ha. The realm's delight. I named her after blood. Because I no longer believe. E nel libro Rhaenyra appunto viene ricordata come The Realm's Delight, tipo Dio, lo splendore del regno, insomma, una cosa così. Ed è bello appunto perché non mi ricordo, mi pare che nel libro dicevano che era stato Daemon a chiamarla così. Ma qui invece Viserys ci dice che questo nome qui gliel'ha dato lui, quando adesso poi l'aveva nominata erede. Ed è bello perché appunto Rhaenyra viene chiamata effettivamente così, quindi è carino che comunque ce lo fanno sapere. Ecco, allora, questo poi qui Viserys dice che molti, cioè la maggior parte della sua stirpe sono Dragon Riders,
pochissimi sono stati dreamers, sono stati sognatori. E dice che cos'è il potere del drago rispetto al potere di una profezia. Dice lui, quando Rhaenyra era piccola, aveva fatto questo sogno, dice ancora me lo ricordo, è vividissimo, che c'era questo bambino maschio che gli è stato portato, che aveva la corona del conquistatore in testa. E dice voleva tanto che fosse vera questa cosa. Sì, e dice che comunque lui poi ha cercato di risognarla questa cosa qui, questa visione, ma non gli è più tornata. Dice, anche se io me la ricordo bene, e quando andavo a dormire dicevo, ok, la voglio risognare, in realtà non gli è successo più. E dice questa ossessione comunque che lui poi ha avuto per cercare questo figlio maschio ha ucciso comunque Emma. E è molto bello questo perché si vede comunque il dolore interiore che ha Viserys, che si porta ormai dietro da che è morta Emma. È molto caratteristico, cioè nel senso diventa una caratteristica importante per Viserys perché lui si sente in colpa per aver costretto la moglie ad andare, cioè ad affrontare tantissime gravidanze fino a che appunto l'ultima non l'ha uccisa. E lui quindi diceva: io per rimediare a questo senso di colpa che io avevo, ho nominato Rhaenyra proprio per cercare di sentirmi meglio. E Alicent cerca insomma di consolarlo, infatti gli dice, ma sì, ma sicuramente, cioè il fatto che tu hai fatto questa scelta sicuramente ha rimediato, no? E lui invece dice, ma io non pensavo che mi sarei risposato, né avrei pensato che poi dopo mi sarebbe nato un maschio. Quindi qui si mette in discussione, che dice, che vuoi, cioè, e se io magari mi sono sbagliato a scegliere l'erede, cioè se in realtà io avrei dovuto aspettare Aegon e non dare questo compito a Rhaenyra. È molto bello, molto umano perché giustamente c'è cioè, questo dubbio ti viene proprio perché, come dicevo prima, nessuno ha le risposte in tasca. Quindi lui ha preso una decisione in base alla circostanza che lui aveva, però è chiaro che poi dopo ti succedono altre cose che ti fanno mettere in discussione, anche se può essere solo per un secondo, perché poi Viserys non cambierà idea su Rhaenyra, però è chiaro che tu ti senti con la pressione di tutte le persone intorno a te, la pressione del tuo concilio, la pressione dei nobili, la pressione dei paesani, di tutti. A un certo punto appunto dici sì, io mi rendo conto, cioè, c'ha questa fissa poi lui di questo sogno che aveva fatto di sto ragazzino. Aveva rinunciato al ragazzino, ma poi il ragazzino ora c'è. È chiaro che ti viene il dubbio, cioè nel senso a un certo punto ti può venire il dubbio, soprattutto se sei stressato. Però qui mi piace molto il fatto che Alicent, cioè, non è contenta con questa cosa qui. Cioè, come uno magari poteva pensare, che dici, ah, quindi stai dicendo che mio figlio potrebbe diventare il re, quindi a posto, perfetto. Cioè, no, lei anzi lo guarda come per dire, ma che stai a dire? No, cioè, è anche quasi terrorizzata al pensiero che dici, ma perché vuoi nominare Aegon erede, non sto capendo. Quindi è molto bella questa cosa perché secondo me dà molta stratificazione al personaggio di Alicent. Per quanto riguarda appunto, cioè, perché nel libro Alicent è molto più caratterizzata come un personaggio strettamente cattivo, ma è un libro di storia, cioè è un libro storico e le persone, per quanto mi piacere, cioè, ci piacerebbe a tutti che siano o positive o negative, purtroppo questo non è il caso di nessuno, purtroppo. Sono poi le azioni che ovviamente ti fanno passare alla storia in un determinato modo, a seconda ovviamente di quello che tu hai fatto. Però personalmente, nel senso, sei stato bambino, sei stato ragazzo, hai avuto degli affetti, hai cercato di combattere a tuo modo su determinate cose e poi puoi cambiare e prendere una determinata via. Quindi è molto interessante il fatto che hanno creato nella serie questo appunto questo rapporto tra Rhaenyra e Alicent molto più stretto, molto più focale sulla loro relazione, perché effettivamente cioè, dà più di tridimensionalità alla situazione, no? Cioè effettivamente era bella questa perché Emma Darcy aveva detto in un'intervista, questa frase mi è piaciuta un sacco, cioè se non c'è amore non esiste neanche l'odio. Ed è bella questa cosa perché effettivamente tutto questo odio che uno può provare, ma poi tu soprattutto come osservatore, come lo puoi sentire, lo senti molto di più rispetto a due tizie che si odiano e dici vabbè, chi se ne frega, è molto più bello, molto più coinvolgente vedere loro due che si vogliono bene, che in determinati momenti della loro vita si sono anche supportate, poi dopo cose che succedono, modi in cui loro si comportano, le fanno
divergere. A qui avevano preso il white art, dicevano. Però, insomma, non è molto white art, cioè nel senso è un cervo normale. Invece il cervo bianco poi vediamo che si presenta a Rhaenyra. Quindi, insomma, perché è giusto, onestamente è giusto, l'erede di Viserys è Rhaenyra. Quindi a noi come spettatori ci arriva questo tipo di messaggio, nel senso il cervo bianco si è presentato a lei, quindi è lei la legittima erede. Cosa assolutamente giusta, perché è la primogenita, quindi dovrebbe andare a lei. Ah sì, ok. Qui vediamo Otto che va all'attacco di nuovo. Ora sono tornati rispetto alla caccia. C'è Aegon che piange in continuazione, vediamo che Alicent non è proprio molto incline. Allora, è una cosa di cui mi piacerebbe parlare su questo, perché mi ricordo quando era uscita la serie, Alicent era stata molto criticata per il discorso ma lei non è amorevole con i suoi figli, soprattutto quando poi erano nati. Allora, a me piace di sentire, ma soprattutto perché è secondo me un discorso che dovrebbe essere affrontato un po' di più, cioè mi è molto caro almeno a me come tipo di discorso, cioè allora, non, allora solo perché noi donne mettiamo al mondo pargoli non vuol dire che tutte le donne hanno l'inclinazione ad essere delle mamme, no? E questa è una verità che c'è, perché non vuol dire assolutamente niente. Un'altra cosa che è molto importante è che dopo il parto esiste un tipo di problemino che si chiama anche depressione postpartum, che io non vi voglio dire una cavolata, ma dovrebbe essere, cioè dovrebbe prendere al 75-80% delle donne dopo il parto. Quindi che cosa vuol dire? Che quando tu hai la depressione postpartum sei completamente presa da dubbi, e anche la presenza di tuo figlio non è vista come la gioia della mia vita, no, in quel momento lì è quasi come se non lo vuoi vicino, cioè è come se appunto il pianto ti dà fastidio o che appunto non lo vuoi toccare. Ma è una depressione che parte dalla persona, cioè capito? Nel senso, è brutto secondo me quando vediamo una madre, una ragazza poi che ha appena partorito, è pure gravida del prossimo, non essere esattamente proprio la super mamma, è brutto secondo me giudicare una persona in base a questa cosa qui. Era una cosa che mi aveva dato molto molto fastidio, perché comunque poi mettiamo pure il conto che Alicent è giovane, Alicent ha avuto il primo figlio a 15 anni, sì, penso 15-16 anni, quindi è difficile, hai anche un contesto in cui ti sei andata a sposare che non è esattamente appunto quello di amore vero, puro, anzi tuo padre ti ha spinto ad andarti a sposare con una persona molto più grande di te, cioè rimani incinta ogni 2 mesi praticamente, cioè non è proprio una cosa facile, anche perché il parto non è proprio un'esperienza che uno fa con tranquillità e semplicità, quindi insomma mi piaceva puntare l'occhio su questa cosa qui, che in realtà probabilmente, cioè io il vedere Alicent in questa situazione qui non mi fa pensare che lei sia una cattiva madre, anche perché il contesto storico in cui comunque una madre non è come le nostre mamme ovviamente c'è, ma comunque Alicent, più andiamo avanti più io non vedo una cattiva madre, onestamente io vedo una madre ligia al dovere, una madre che purtroppo ha fatto un primo figlio che è un rincoglionito e che non si rende assolutamente conto della sua posizione o dei pericoli che la sua vita, proprio il suo in quanto essere vivo, comporti. Ma è chiaro che come madre io ti vado lì e cerco di darti una svegliata, anche perché Aegon non mi sembra uno che se vai lì e gli parli dolcemente ti capisca. Quindi insomma, per farvi capire che le persone sono stratificate, noi donne pure. Non è la gioia di tutte noi donne diventare mamme, non tutte purtroppo al parto poi dopo vivono un momento sereno e facile e tranquillo, e quindi ecco, e se vi siete sentite così non vi preoccupate, non vi giudica nessuno, se qualcuno che mi guarda ha dei figli e si è sentito in questo modo, niente impedisce di diventare un'ottima madre.
Ok, quindi però la saga di Otto che va da sua figlia non finisce mai e quindi lui va in camera della figlia e qui ovviamente lui la spinge, intanto le fa tutto un discorsone come dice, ma quindi com'è andata con Aegon, no? E lei dice, beh, le Lady insomma erano abbastanza, cioè erano molto coinvolte con questo bambino e lui dice, vabbè, ma hai visto infatti quanto è stata grossa la celebrazione per Aegon, cioè tutti gli uomini si sono riuniti, tu insomma hai portato il figlio, cioè l'erede, il maschio, no? A Viserys, quindi insomma, cioè, wow, sono tutti super contenti. E anche perché appunto dice, dopo 15 anni di, come si dice, di uncertainty, di non sicurezza del fatto se i Targaryen sarebbero andati avanti, adesso insomma invece c'è Aegon, che poi si chiama anche Aegon, e che come il suo predecessore, perché questo Aegon è il secondo, quindi come il suo predecessore è destinato a governare i Sette Regni. Di cosa sta cercando di fare Otto? Sta cercando di convincere Alicent, che in realtà sembra molto contrariata da questa idea, a parlare con Viserys e a convincerlo lei di fargli nominare Aegon come successore al posto di Rhaenyra. Lei dice, ma Rhaenyra comunque può diventare una brava regina, cioè non, perché non le diamo manco la possibilità? Anche che poi Alicent dice pure comunque, poi tutti quanti si sono hanno anche giurato fedeltà a Rhaenyra. Ma Otto dice, ma questo era prima di Aegon. E questo è per farvi capire come dipende poi dalla famiglia dove tu vai, no, a bazzicare, come i giuramenti siano presi più semplicemente rispetto ad altri. Cioè, tipo Otto appunto dice, beh, ma finché cioè, abbiamo giurato fedeltà prima di Aegon, quindi adesso diciamo si rimette tutto in discussione. No, in realtà no, perché se tu hai giurato a prescindere da chi poi nasceva. Per esempio, appunto, sono sicura che se vai a chiedere agli Stark ti dicono, ma noi abbiamo giurato, mio padre avrà giurato fedeltà a Rhaenyra, quindi noi rimaniamo sotto Rhaenyra. Questa storia dei giuramenti è una cosa molto importante a Song of Ice and Fire, e appunto vediamo quanto gli Stark siano proprio molto seri sui loro giuramenti, li rispettano sempre e proprio perché comunque gli Stark più degli altri hanno diciamo una moralità molto più accentuata rispetto a tutte le altre casate, che invece come vediamo in questo caso qui un po' se la giostrano come gli pare. Niente, quindi ovviamente appunto Alicent poi dice, cioè comunque lei può essere una brava regina e il problema, dice Otto, dice, però è una donna, cioè il problema è quello. E mi piace la risposta di Alicent perché dice, di mio figlio, scusami, cioè tu quindi tu speri, cioè tu vuoi che io cresca un bambino che sia pronto a rubare il birthright di sua sorella. Cosa molto interessante effettivamente perché, ripeto, essendo comunque Rhaenyra figlia di Viserys, tanto quanto Aegon è figlio di Viserys, Rhaenyra è più grande e Rhaenyra va per prima. Cioè, e la risposta di Otto dice però se tu guardi la tradizione, le regole dei Goths e dei Men, è Aegon che gli viene rubato il diritto. Cioè, anche quello. Ripeto, dipende da come la guardi, perché appunto se tu parli con un Martell ti dice no, ci va lei, se tu parli con la maggior parte del regno dicono no, ci va il maschio. Quindi dipende molto, nel senso, io appunto penso che siccome comunque, cioè, che Viserys ha scelto comunque Rhaenyra, e se lui è convinto della sua scelta, la discussione termina lì, nel senso, se poi lui avesse detto, tipo, cosa che per esempio vi dirò tra qualche puntata, che ne so, Rhaenyra effettivamente sta prendendo delle decisioni alla Katsum, non mi fido di lei come regina, allora quello è un altro conto. Ma se tu l'hai già nominata e dici che l'hai nominata perché effettivamente credi che lei possa, essere una brava regina,
la discussione finisce lì. Otto vuole in sostanza che Alicent vada a convincere Viserys di far cambiare l'erede. Qual è il fatto però che mi fa molto ridere questa cosa qui, cioè nel senso che è molto bella questa cosa qui, che noi adesso vediamo che Alicent va effettivamente da Viserys e quindi tu da spettatore puoi dire oddio, mo fa l'infamata. Invece lei qui fa una cosa che invece va a favore di Rhaenyra. È per quello che vi voglio far vedere quante volte effettivamente Alicent ha parato Rhaenyra, l'ha supportata nonostante tutto il mondo comunque le diceva di non supportarla. Perché prima parlavano appunto dei matrimoni e lei gli consiglia, perché lo sa che ovviamente lei si deve sposare, però gli consiglia: il problema è che Rhaenyra si sentirà, a prescindere dalla persona che tu le proponi, si sentirà sempre costretta a sposare questo tizio. Fallo scegliere a lei, cioè falle vivere la cosa come se fosse una sua scelta. Un'altra cosa di cui parlano è il fatto che Daemon e Corlys stanno perdendo la guerra contro i tizi delle Three Cities. Allora c'è Viserys che non sa che cosa fare, perché appunto dice che cosa dirà di me, cioè che cosa passerà di me se io poi vado ad aiutare questi tizi che in realtà si sono mossi senza chiedermi il permesso, che può essere un problema. Ma Alicent in realtà gli dice una cosa giusta, una cosa molto bella, che dice: se tu vai ad aiutarli, dice di te che sei un uomo che aiuterebbe suo fratello, cioè quindi un brav'uomo che a prescindere dalla sua immagine comunque va ad aiutare suo fratello. E qui vediamo in questa scena qui, dove appunto Viserys parla con Rhaenyra, una cosa molto importante e molto innovativa, devo dire, perché nel senso nei Sette Regni nessuno lo farebbe, che appunto Rhaenyra lei non si vuole sposare, lei non vuole essere che le venga imposto nulla. Sì, lei continua sempre ad avere questo atteggiamento qui nei suoi, da parte dei suoi doveri, che ha proprio capito che lei è come se non ha una personalità se segue i suoi doveri. Quando non è così, nel senso, hai dei doveri e poi tu la vivi poi come vuoi tu, cioè non è che avere dei doveri automaticamente ti toglie la personalità. Lei appunto dice: tu mi volevi far sposare a Jason dei Lannister. Jason mi fa ridere, ragazzi, non posso fare niente. E mi volevi far sposare a Jason, e allora c'era Viserys che faceva: cioè, mi dispiace, io volevo solo aiutarti, cioè aiutarti a trovare un pretendente più corretto, insomma. Dice: ma perché ogni cosa che io faccio per cercare di aiutarti viene presa, cioè come una cosa negativa per cui poi dobbiamo litigare. E lei qui gli dice la sua preoccupazione, ossia dice: perché tu mi vuoi sostituire con Aegon? Perché ovviamente lei dice: cioè, tu hai sempre voluto questo maschio, adesso finalmente ce l'hai, non c'hai più bisogno di me. Poi quando lei dice questa cosa qui ci rimane anche male, perché dice: cioè, mi hai frainteso, cioè non era questo il fatto. E lei allora dice: no, ma tanto è così e tu comunque adesso mi venderai per avere più truppe o più flotta. Lui, cioè, nel senso, la cosa che dice è che fa, dice: allora, io non te nascondo che col fatto che noi siamo nobili, questo è il nostro dovere, cioè noi ci dobbiamo sposare per alleanza, cioè nessuno si sposa perché si è innamorato, nessuno. Ma questo non vuol dire che il fatto che tu ti sposi sia il sinonimo che io non ti voglio più come erede. Questo Viserys è molto vocale su questa cosa qui. E cosa ci fa anche capire? Che Alicent, che poi infatti l'abbiamo anche visto, non ha insistito per far cambiare l'erede, quindi Alicent per la prima volta si è anche ribellata al padre, cioè in senso momentone. Qui è bello perché parlano anche di come Viserys si è sposato, cioè si è incontrato con Emma. Emma faceva parte di una delle casate della valle e infatti diceva, quando aveva 17 anni, si sono sposati ovviamente Viserys e Emma per alleanza. E una cosa che mi piace è che
Viserys, quando appunto dice a Rhaenyra, cioè tu lo sai che noi ci dobbiamo sposare così, c'è cioè, una cosa che sai da sempre, è una cosa importante perché per esempio appunto quando io mi lamento per esempio di Talisa Meghir, cioè capite, il problema è che nella serie invece è passato come se loro, i ragazzi o comunque tutti quanti, cioè si sposavano per amore, quindi non è giusto che uno si deve sposare per alleanza, cioè capito, e invece non è così perché il contesto storico è importante, le alleanze sono importanti, le alleanze soprattutto in tempi strani o di guerra sono vitali, quindi tu non mi puoi mettere la tizia di Volantis che arriva a caso, che non dà niente alle truppe, assolutamente nulla, e che arriva e dà solo ragione ai Frey. Mi piace ricordarla questa cosa. Però ecco, il fatto che tu ti sposi per alleanza, Viserys dice, non vuol dire che poi dopo tu non creerai effettivamente un rapporto con questa persona. È sempre un terno al lotto perché non è detto, però per esempio appunto a Viserys ed Emma è successo così. A Catelyn e Ned è successo così. Ci sono delle coppie che, anche se per alleanza, poi si sono effettivamente trovate. Cioè, sono sicura, per esempio, che anche Corlys e Rhaenys si sono incontrati per alleanza, eppure se vogliono bene dell'anima. Quindi, insomma, non è che una cosa escluda l'altra. È che però è tuo dovere, quindi devi farlo. Viserys le ripete che non vuole assolutamente sostituirla. Ma che non voleva, cioè nel senso lui la vuole vedere felice e lei allora gli rinfaccia il fatto che però lui non si è sposato per alleanza, cioè lui ha scelto Alicent perché gli piaceva Alicent, perché dice se ti fossi sposato per alleanza tu avresti scelto Lena Valarion, che era appunto il match quello più diciamo per quanto riguarda alleanza effettivamente era il più forte. E da qui Viserys infatti dice sì è vero io ho preferito sposarmi con una persona che mi piaceva di più con una persona con cui appunto ricordiamo che per 6 mesi comunque gli aveva fatto compagnia, l'ha aiutato in un momento molto buio della sua vita. Questo è vero, dice io mi sono sposato con Alicent, ho scelto Alicent per quello, però qual è il punto? È che tu, cioè sì, ti devi sposare Rhaenyra perché avere un marito forte ti porta comunque degli alleati forti. Avere dei figli assicura la tua posizione per il trono, e per il trono. Quindi, è importante che tu ti sposi, però dice, però come ho fatto io voglio che te lo scegli da sola. Quindi c'è cioè, Viserys qui ha dato a Rhaenyra una cosa che nessuno a Westeros fa per i propri figli, cioè vai in giro, vai tra i lord. Parla coi lord che vuoi, scegliti il pretendente che preferisci. Tu lo scegli, stai serena, sei felice, io sono felice se tu sei felice, perché come me trovati una persona che effettivamente ti piaccia. Così siamo felici tutti. Cioè, Viserys dà sempre, cioè, e lo vedremo tante volte, quanto Viserys dà delle possibilità a Rhaenyra che nessuno dà ai suoi figli in questo setting qui. Questo appunto mi piace ricordare quanto a me piaccia Viserys come persona, assolutamente, quanto lui voglia bene a sua figlia e purtroppo a mio parere Rhaenyra questa cosa qui invece se ne approfitterà tanto da giovane. Motivo per cui infatti a me Rhaenyra piace tanto da grande. Da ragazza la capisco di meno. A questo punto, appunto, cioè, sì, a questo punto, Viserys ha deciso di voler aiutare Daemon della guerra sugli Stepstone. E mi spezza perché, appunto, a parte che vediamo quanto le persone in guerra siano agitate, cioè si vede che non è che è proprio una passeggiatina, nel senso quando anche devi parlare di come uno si deve organizzare, perché nessuno, cioè banalmente parlando, nessuno vuole morire, tutti quanti vogliono tornare a casa il più presto possibile e quindi il malcontento si sente, soprattutto se tu questa guerra la stai perdendo. Cosa succede però? Che arriva, diciamo, l'esercito che aveva mandato Viserys con questa letterina da parte di Viserys per Daemon, dove appunto Viserys cosa dice che mi triggera Daemon? Gli dice praticamente che lui aveva paura che Daemon perdesse e quindi gli aveva dato le truppe.
Questo triggera Daemon in una maniera allucinante e infatti lui con Corlys e tutti quanti fanno questa, praticamente questa azione quasi mezza suicida effettivamente, perché prima vediamo che Daemon va da solo sul campo di battaglia, prima è come se sventola la bandiera bianca come per dire ci arrendiamo, e poi invece dopo comincia a combattere, ma gli sparano frecce e lui è da solo, combatte, quindi a parte farci vedere quanto è bravo Daemon a combattere, che da solo è resistito, a un certo punto ovviamente gli sparano le frecce, è realistico che lo acchiappino, però poi dopo vediamo che non è che è andato lui solo di sua sponte, ma che tutti era una tattica, per cui tutti quanti poi sono arrivati e è arrivato anche Lenor su Seasmok, che è il suo drago, e poi alla fine insomma hanno vinto questa guerra. Infatti Daemon poi ha capito dove si nascondeva la capoccia, il capo di questi tizi delle Free Cities, e è andato e l'ha ucciso proprio aprendolo in due. E così si conclude la terza puntata di House of the Dragon. Allora, una puntata interessante appunto dal punto di vista di emotivo, perché appunto cioè Rhaenyra ne sente tante, mi piace assolutamente tanto tutto il peso della corona che si sente da parte di Viserys, mi piace come hanno trattato la questione dei matrimoni per alleanza di Westeros. Rhaenyra appunto qui comincio io ad avere un po' di problemi con Rhaenyra caratteriali, nel senso è proprio personale. Invece mi piacerebbe un sacco pensare, cioè sapere voi come invece prendete questo atteggiamento di Rhaenyra, come anche di Alicent, insomma, visto che, come dicevo prima, è una serie molto fondata su non c'è una risposta precisa, ma è molto tu da che punto di vista ti metti. Mi piacerebbe tanto sapere che cosa provate, cosa pensate voi, cioè se effettivamente è giusto che Rhaenyra sia la legittima erede, oppure dite no, sarebbe stato meglio tenere Aegon, oppure appunto Rhaenyra si sta comportando in determinato modo, Alicent si comporta in questo modo. Fatemi sapere, perché mi interessa un sacco conoscere i punti di vista insomma diversi su ogni personaggio. Quindi anche oggi io ho finito di guardare House of the Dragon, ora mi levo dalle balle, ma è stato un piacere. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao.